Pietro con noi, SOS Trader. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno Emeric. Un saluto a tutti, anche a Christophe e ai telespettatori. Christophe, ma senti, ma Pietro, ma stai vedendo anche tu quello che in parte vediamo noi qua, che la mattina ti fai un'idea e poi il pomeriggio ce n'è un'altra sui mercati finanziari? Emeric, purtroppo la mattina spesso apre bene, ma poi non continua così come tutti noi auspichiamo. Sono mercati complessi, ma mercati complessi danno anche opportunità, e poi se vuoi ne parleremo nel corso della trasmissione. Ma ne parleremo molto volentieri. Allora, Christophe, quali sono queste due strategie alla luce dell'attuale contesto economico? Beh, fondamentalmente chi fa trading appunto sta comunque continuando a essere molto attivo, però sentiamo, e questo lo possiamo leggere con un numero, un utilizzo maggiore delle strategie short. Ci ricordiamo che su maggiore, che non vuol dire predominante, ma vuol dire maggiore. Ci ricordiamo che eravamo in un contesto per la prima parte dell'anno in cui il rapporto, se andiamo a misurare quanto è stato negoziato su questi leva fissa, rialzisti o ribassista, cioè leva fissa ribassisti, eravamo sempre tra un 75% 80% di investitori che andavano a puntare sullo strumento rialzista. Questo c'è stata una tendenza, e questa settimana è stata infranta la barra dei 60%. Sulle 5 ultime sedute il 58% solo è stato scambiato su leva fissa rialzisti. Dunque questo è un dato che... Cioè 58 rialzisti, 42, se la matematica non è un'opinione, ribassisti. Così. Siamo su strumenti direzionali, dunque non c'è un mistero. Non si scappa da lì, assolutamente. Dunque, una tendenza che si sta evolvendo, e quello sicuramente può essere un segnale che forse il sentimento dell'investitore individuale si sta evolvendo. Invece per chi sta investendo in un'ottica di medio termine, invece, dunque, che sta utilizzando gli strumenti, dunque le investment certificates, dunque cash collect, bonus cap post off e così via, lì vediamo che chi ce l'ha in portafoglio si trova una relativa comunque stabilità, perché c'è gli strumenti avendo delle barriere comunque relativamente lontane, anche se il mercato sta correggendo di qualche punto percentuale, comunque io posso tenere ancora valida la mia strategia. L'altro elemento che forse adesso nelle due ultime sedute viene a meno è il fatto che con la volatilità che era salita un po', questi strumenti a barriera avevano scontato, cioè scontavano, certo, quotavano sotto la pari, in particolare una nuova emissione di bonus cap worst off che avevamo lanciato settimana scorsa, certo, quotava già sotto la pari, e dunque questo poteva essere anche un momento per interessante entrare per entrare. Allora, innanzitutto voglio chiedere a Pietro Di Lorenzo chi meglio di lui, con la sua società SOS Trader, che dà una mano a tutti i trader retail, se sta incontrando questa cosa che mi stava dicendo Christophe, ossia che sempre più viene utilizzato anche lo short e non solo long. Fino a pochi anni fa io mi ricordo che c'era questa sorta di blocco mentale sull'utilizzo degli short. Adesso invece com'è, Pietro? No, è sicuramente la situazione è migliorata rispetto al passato, nel senso che io da sempre sostengo che è impossibile guadagnare nel tempo se non hai la capacità di guadagnare in entrambe le direzioni. Se sei only long, sostanzialmente ti becchi un mercato di un ciclo di battisti di 5 anni, diventa veramente un triplo carpiato trovare a essere proficui. Quindi la capacità di andare sia long che short è sicuramente migliorata rispetto al passato. Detto ciò, non è ancora, come dire, lo short non è uno strumento che il 100% dei trader conoscono, e secondo me il nostro lavoro deve essere anche in quella direzione, cioè spiegare che se vai short non è che sei un menagramo, un gufo o qualcuno che porta scommette male contro l'Italia, sì. Io ho sentito anche questo. Sì, no, è una classica cosa, bisogna uscire da questa logica. Noi siamo degli investitori, e nel mio caso uno speculatore, più con una logica di breve, e dobbiamo naturalmente fare il nostro lavoro. Il nostro lavoro è massimizzare il rendimento a parità di rischio, e per farlo naturalmente bisogna anche essere opportunamente, diciamo, dotati di strumenti short.
Beh, c'è anche la possibilità di utilizzare questi strumenti puntualmente per avere una certa copertura dell'andamento del suo portafoglio, perché quanto effettivamente mantendo il mio investimento che fondamentalmente è orientato su un rialzo dei mercati, posso effettivamente in caso di ritracciamento avere queste strategie che mi vanno effettivamente a mitigare il rischio. Quello vale per chi rimane completamente direzionale, invece chi sta utilizzando strumenti come i bonus con barriere profonde non ha questo problema. Vabbè, bisogna vedere dove sono le barriere però. Allora dai, cominciamo subito con le strategie. Pietro Di Lorenzo, cosa ci hai portato oggi? Guarda Emerico, ho preparato tre cose, tre strategie. Una per chi è più conservativo, uno diciamo di rischio medio e uno un po' più aggressivo. Partirei con quella più conservativa. Come dicevo, il mercato quando fa questo tipo di storni e naturalmente genera stress e panico in chi ha il portafoglio carico, ma dà anche delle opportunità in chi magari aveva della liquidità. In questa logica secondo me è opportuno a questi prezzi poter immaginare di entrare sul mercato. Ci sono due modi per farlo: in primis fai sul sottostante, oppure una strategia più complessa può prevedere l'utilizzo di certificati. Un certificato che mi piace molto è quello che ha come sottostante Enel FCA e Intesa San Paolo. Ah, basket. Dammi i codici Aisin che lo vengo a cercare. Il finale è 40 Torino. Oddio, dammelo tutto direttamente, va, così almeno. DE000 sì? HV sì? 40 Torino Empoli 4. Torino Empoli 4. Allora, si tratta di un bonus cap worst off sul paniere worst composto off da Enel, FCA e Intesa. Esatto. Allora, esatto. Lo compri più o meno intorno ai 92 e vediamo adesso. Prego, raccontami. Sì, l'idea di fondo qual è? Mi piace perché ha una barriera al 60%. Che cosa vuol dire? Il worst off vuol dire sostanzialmente che alle date di osservazione, se nessuno dei tre titoli, in particolare alla scadenza che è esattamente di un anno, ha perso più del 60% dal prezzo di partenza, ovvero dallo strike, ti porti a casa un 111, considerando che adesso vale intorno ai 91, è un rendimento assolutamente interessante, circa il 20% in un anno. Puntando sostanzialmente sul fatto che farà un anno nessuno di questi tre titoli, quindi Enel, Intesa e FCA, abbiano perso più del 40%. È uno scenario che ritengo improbabile, soprattutto il premio a rischio, il 20%, è un rendimento che ritengo adeguato proprio perché mi sembra piuttosto improbabile, ma naturalmente non impossibile, che uno di questi tre titoli che ha diciamo le spalle larghe, non stiamo contando su una small cap in liquida a scadenza, possa, quindi tra un anno possa valere meno del 40% rispetto a valori attuali. Allora, ripetiamo. Sì. Worst off su Enel, FCA e l'altro titolo è Intesa San Paolo. Ridimi le barriere, va, che voglio andarmela a vedere un po' più o meno dove sono piazzate. Prego. Allora, le barriere sono al 40% dello strike price. Lo strike price sarebbe il prezzo di partenza al momento dell'emissione dei certificati. Okay. In particolare la partenza di Fiat 11 e 27, 2,91 di Eni, di Enel. Allora, e quindi la barriera di Fiat dove rimane? 11,26. Attualmente il titolo Fiat gira sopra i 18 euro, quindi 11,26. E ricordami la scadenza, scusami che mi sono distratto. La scadenza è esattamente un anno, perché il prodotto scade il 21, un anno circa, il 21,06 del 2019. Sei sull'11,26 e qualcosa a ridosso di un supporto importantissimo. Sarebbe stato forse più interessante se era sotto gli 11 euro, più vicino ai 10, una barriera. Però ci sta, perché comunque è lontanissima e ci sono tantissimi livelli da lì alla barriera. Ad esempio, sul brevissimo c'è il minimo di inizio giugno 17,60, poi tengo largo, c'è il 16,20, dopo il 16,20 c'è il 15,51, l'importantissimo supporto statico dei 14 euro, che questo è fondamentale. Poi abbiamo i 13 euro, anche questo molto importante, e poi alla fine arriviamo sull'11 qualche cosa, insomma ce n'è da viaggiare. C'è tanta strada, sì. Ribadisco che non nulla è impossibile, come sai, sui mercati, e questo va detto naturalmente.
Però francamente vedere Fiat da 11 euro fra un anno mi sembra difficile, quindi lo stesso per Intesa Enel, mi piaceva allora, questo prodotto. Enel, qual è la barriera? Enel, la barriera è 2,91. 2,91, adesso il prezzo gira sopra 4,50, 2,91 rimane qua all'incirca. La barriera, sei sotto un bel supporto, questo sì che è un bel supporto, e ci sei sotto il supporto, in particolare intorno ai 3 euro secchi, questo è un supportone. C'è poi il 3,50 euro che è un supporto statico enorme sul titolo Enel, battuto tantissime volte, ha sempre resistito praticamente dal 2014 al 2017. Ha toccato i 3,50 euro quante volte? 1, 2, 3, 4, 5, dove all'inizio del 2016 dove è stato sforato, però poi è tornato solo 5, 6 volte. Questo 3,50 è fortissimo come supporto. Poi sopra c'è il 4,25 e ovviamente non può mancare anche il 4,50. Anche qua ci sono tanti livelli prima di arrivare alla barriera. E soprattutto c'è questo 3,50 che secondo me è un supporto statico che grida vendetta, talmente tanto forte, o no? Sì, Emeric, sai qual è il discorso? Se vedi Enel sotto i 3 euro fra un anno, vuol dire secondo me che l'indice sta a 14-15 mila, sì, che è uno scenario che nessuno di noi auspica naturalmente, e che a meno che non succedano delle cose straordinarie sarà difficile che venga in qualche modo visto. Detto ciò, la cosa bella dei certificati, come sai, è che quotano in continua denaro lettera, certo. Quindi se tu per un periodo non hai più voglia di proseguire l'investimento o viceversa ti ritieni sufficientemente soddisfatto perché magari l'hai comprato a 91 e il certificato arriva a 100, puoi naturalmente liberartene quando desideri, perché c'è un market maker che fornisce liquidità. Ergo non è il prodotto che ti ingabbia per 12 mesi, sai quei prodotti bancari dove certo. Magari hai un premio, però devi rimanerci dentro per tutto l'anno, perché se ne esci perdi un sacco di... insomma, ti fanno pagare, chiamiamole penali, però insomma è sbagliato anche penali. Sì, sono prodotti blindati che non ti danno quella libertà che ti dà un certificato di liquidare la strategia in corso d'opera. Naturalmente il movente non è quello di questa operazione, però il piano B è... può prevedere anche un'uscita preventiva. Intesa invece? Dove sta la barriera? Intesa 1,63,47, stesso discorso, se vediamo Intesa 1,60 diciamo avremo un problema grosso sul nostro indice. Ma sai che tra tutti, no, effettivamente come dici tu, su Intesa se è a 1,60 vuol dire che è successo qualcosa. Esatto. Però tra tutti i titoli è quella barriera che mi piace meno. Devo dire, su Intesa. Sì, effettivamente i bancari sono i titoli più volatili diciamo quello che mi preoccupa, Enel mi preoccupa veramente poco, FCA mi preoccupa relativamente, a meno che non esce il cigno nero, un altro sì, caso, chiaro. Tipo qualcosa sulle emissioni, qualcosa. E Intesa effettivamente è un titolo volatile, però l'ho scelto perché fra tutti i bancari io preferisco italiani, Intesa e Mediobanca sono quelli che ritengo che siano più robusti e più solidi, in primis Mediobanca per tutta una questione diciamo legata anche al conto economico che è poco gravato, anzi zero gravato dalla questione dei crediti deteriorati, e Intesa invece più o meno l'ha sistemata questa situazione, quindi così. Ribadisco, tutto può succedere, però se Intesa la troviamo a 1,60 vuol dire veramente che sì, c'è stato qualche di problema. Sì. Allora, ripetiamo il prodotto, bonus cap worst off su FCA, Intesa e Enel, adesso quota più o meno intorno ai 92, ha un bonus a 111 se entro la data di pagamento che è il 21/06/2019 non becca nessuno dei tre sottostanti la barriera. Stiamo parlando che il bonus è a 111, adesso sei a 92, quindi sono più o meno... Un 20%. È interessante, un 20% annuale è una roba... Qua però se prende la barriera il prodotto è finito, giusto? Anche una volta sola, Christophe, chiedo a te. No, finito no, cioè, va finito. A replicare l'andamento, l'andamento però non c'è più bonus. Si perde il diritto al bonus, ci ritroviamo un classico scenario azionario, dunque andiamo a effettivamente replicare l'andamento di questo titolo che avrà toccato la barriera. Questo strumento fa in realtà parte di una recentissima
emissione di 28 bonus car post-off che abbiamo lanciato sul mercato, selezionando i titoli principali del nostro listino. Dunque abbiamo 13 paniere di azione che abbiamo combinato, dunque Eni, Enel, Fiat, Intesa, Assicurazioni Generali, che abbiamo effettivamente mischiato in vari modi, il modo di poter proporre su varie scadenze, giugno, settembre e dicembre dell'anno prossimo, varie soluzioni con vari livelli di barriere. Poi ci sono anche due panieri un po' più tematici che sono sul lusso e l'auto, che forse possano essere anche... No, adesso poi magari li andiamo a vedere. Allora, adesso dobbiamo entrare in pausa, ma restate con noi perché continuiamo con la strategia con certificati. Tornati all'approfondimento del mondo dei certificati. Allora, abbiamo già analizzato un prodotto, un worst off, ossia un paniere di sottostanti, nel particolare FCA, Intesa ed Enel. Questo tipo di prodotto ti dà la possibilità di avere un bonus alla data di scadenza se nessuno dei tre sottostanti prende la sua barriera, che al fixing iniziale, allo strike price, è lontana al 40%. Dico bene? Sì, in effetti questo strumento è stato appunto concepito con una scadenza relativamente breve, un anno per un bonus è relativamente breve, è una barriera profonda, dove è vero 40%. Che adesso sia un po' attenuato, perché stiamo parlando di livelli di barriera che oggi si trovano intorno al 35%. Però comunque ancora lontana e dunque... Allora, questo era il primo prodotto che abbiamo visto. Pietro Di Lorenzo con noi, il nostro specialista che ci dà le strategie. Pietro, seconda strategia. Sì, la seconda è che mi sono fatto una scommessa su un settore, che è il settore auto. Tre titoli, sempre worst off, quindi meccanismo assolutamente analogo. Ma long o short è la scommessa, scusa, sul settore auto? No, la scommessa nello specifico è long, è una scommessa che dura circa un anno e tre mesi, qui okay. La scadenza si allunga leggermente rispetto al precedente, la scadenza in questo caso è il 20 settembre del 2019, tre titoli sottostanti, Fiat, Renault, Volkswagen. La cosa che lo accomuna al certificato precedente è la distanza con la barriera, che è del 60% di partenza. Allora, dammi il codice ISIN. Allora, l'ISIN è Domodossola Empoli 00HV 40 Torino Roma 6. Torino Roma 6. Allora, okay. Bonus cap worst off su paniere composto da FCA, Fiat Chrysler, Renault e Volkswagen. Ok, esatto. Prego. Esatto, l'idea di fondo qual è? Che questi tre titoli sostanzialmente da qui a una quindicina di mesi potranno avere un andamento rialzista, laterale e anche moderatamente ribassista. In tutti e tre i casi portiamo a casa un rendimento che in questo caso è ancora 117. Sì, questa è la cosa che ti ricorda, mi ha un po' come dire, stuzzicato. E questo che fa gola è il 117, che stiamo parlando già di un 6% in più rispetto all'altro. Esattamente, tre mesi in più. Adesso quanto lo compri? Fammi vedere quanto... Ah, beh, questo lo compri però più alto, al 99,5, quindi al netto mi sa che quello è uguale all'altro, forse qualcosina in meno ti dà questo rispetto all'altro. Più o meno sì, uguale, dipende da che prezzo guardi denaro lettera, insomma presta poco il rendimento analogo. Perché? Perché dal momento dell'emissione ad oggi questi tre titoli hanno retto meglio di quelli che abbiamo visto prima, che in particolare Intesa è venuta giù abbastanza brutalmente dopo l'emissione. Qui la filosofia è analoga alla precedente, se noi sostanzialmente non immaginiamo uno scenario particolarmente catastrofico in questo caso per i mercati europei, andiamo a prenderci tre titoli che sono tutto sommato in una situazione... Allora, FCA già l'abbiamo vista, andiamo a vedere Renault e Volkswagen. Sì, sì. Renault e Volkswagen, le due barriere sono 51 e 29 per Renault e 100.44 per Volkswagen. Anche qui, diciamo, pressa poco, siamo intorno al fra il 35 e il 40% di ribasso dai livelli attuali. Che come detto, diciamo, è un cuscinetto di sicurezza, ritengo piuttosto sicuro per portare a casa un rendimento. Allora, aspetta che lo andiamo a vedere bene. FCA l'abbiamo visto, dammi Renault, ricordami, scusami, la barriera, così gli diamo un'occhiata a livello tecnico. La barriera di Renault 51,29 euro. 51,29 euro. Allora, Renault attualmente gira intorno agli 84, 51
Ah, bello anche questo. Questo è un bel supporto proprio lì sul livello di barriera. Il supporto io lo vedo a 52, quindi sotto il 52 lo vedo come un bel supportone. Poi correggimi se sbaglio, dimmi anche tu. Ma guarda, Emeric, se è bucato quello, cioè se arriviamo lì, vuol dire che ha bucato nel frattempo altri 4-5 supporti importanti e ci sarebbe qualcosa che si stassero in qualche modo stravolge lo scenario tecnico. Cioè andare a vedere i supporti a meno 40 diventa un lavoro abbastanza, come dire, difficile da fare. Perché però comunque per analizzare il prodotto devi anche farlo. Sì, no, devi farlo. Proprio tu ti stai giocando il fatto che non può perdere il 40% da qui a un anno. No, non può perdere, una parola grossa. Secondo me il premio a rischio è interessante, nel senso che se scambiamo il 20% di rendimento, il 19% circa, ritengo che la scommessa sia sensata. Il trading è fatto di questo, di rischio-rendimento. Io ritengo che in questo caso il premio a rischio sia sufficiente per prendersi, diciamo, per entrare in questa fattispecie, considerando che anche il terzo Volkswagen adesso batte intorno ai 162-163 euro e lì la barriera è intorno ai 100. Insomma, per vedere Volkswagen di nuovo a 100, non so, mi sembra uno scenario abbastanza improbabile. Qui il vantaggio rispetto all'altro, per questo l'ho selezionato, perché dici, se sul mercato italiano succede una tragedia, quel prodotto, quello di prima, si rischia molto. In questo caso rischieremo di meno, perché andiamo su dei sottostanti, due dei tre non battono, non negoziano in Italia, e quindi probabilmente, diciamo, diminuisci il rischio di cigno nero sull'Italia con questo prodotto qui. Va bene, dai. Christoph, vuoi aggiungere qualcosa su questo prodotto? Ma mi sembra abbastanza chiaro. Sì, abbiamo sullo stesso paniere, sulle stesse barriere, anche uno strumento che è un po' più lungo, paga un po' di più, perché scaderebbe a dicembre del 2019, però in questo caso il rendimento salirebbe a 122,50. Anche lui sta negoziando sulla pari in questo momento. Cioè abbiamo la possibilità effettivamente di scegliere, questo è anche il bello nel statistiche, cioè la possibilità effettivamente di personalizzare la mia obiettivo di investimento scegliendo tra un'ampia gamma, e lì abbiamo sia a giugno sia a dicembre. Si paga naturalmente di più se andiamo fino a dicembre. Allora, c'è ancora qualcosa, sì, Pietro? Sì, Emeric, velocissimo, in questo caso scommettiamo, ti do Lightning, che è il solito D000HB, 40 Torino Hotel 7, quindi facciamo una scommessa sul settore lusso, sostanzialmente tre titoli, Luxotti, Delvimash e Moncler, ancora più rischioso perché aggiungiamo tre mesi, in questo caso scade il 13 dicembre 2019, e il bonus è ancora più intrigante, 122. Considerando che adesso batte intorno ai 97-98, anche qui il rendimento atteso è intorno al 23-24%, quindi leggermente più. Poi il lusso è l'unica cosa che tiene, crolla tutto quanto, ma tiene il lusso. Esatto, la filosofia è esattamente... Questo già mi piace di più. La filosofia è questa qui, gli svantaggi, dico, primi rischi, che in questo caso la barriera è meno conservativa perché ha il 70% dello strike e non al 60% come quei due precedenti, e il secondo rischio maggiore è legato al fatto che è un certificato più lungo, in questo caso bisogna attendere circa un anno e mezzo. I vantaggi invece, a differenza dell'altro, è che, come dicevi tu, tutto sommato, anche se guardi il quadro grafico di Moncler in primis e di Luxottica, secondo uno, Moncler è un titolo, diciamo, che sta facendo veramente le cose eccezionali, in qualche modo promettono bene. La logica qual è? Che anche se andiamo incontro a mercati estremamente severi da qui a un anno e mezzo, probabilmente gli ultimi a risentirne potrebbero essere i titoli del lusso, perché non immagino una recessione repentina, una violenta recessione che in qualche modo vada a deprimere questo tipo di consumi, e quindi potrebbe essere un'idea interessante. Prendo un 23% circa, un poco più di un anno, e le barriere sono anche qui al 30% circa, e quindi secondo me ci può stare, al pari degli altri due, per Luxottica 50 e 30, Elvemash 305 la barriera, Moncler 37,83
Questi sono, diciamo, i livelli da monitorare. Ma guarda, tra questo qua e il primo, forse, quello di mezzo non mi piace tanto. Questi due qua, invece, il primo che abbiamo detto, e soprattutto questo qua, perché il lusso ultimamente sta tirando tantissimo. Sei andato un po' sul sicuro qua sul lusso, però comunque sia 122% di un bonus del 22% rispetto a una quotazione che adesso gira intorno al 98%. Fa all'incirca un 23% di guadagno. Un 23% che è assolutamente interessante. E qui, secondo me, la logica del buon padre di famiglia prevede naturalmente di diversificare il rischio su più prodotti e su più certificati. Quindi, se dovessi scegliere, non sceglierei nessuno dei tre, ma se avessi 15, punterei 5-5-5. Perché è un modo, secondo me, intelligente e sano di fare finanza e costruire un portafoglio, piuttosto che fare all-in su un prodotto, provare a diversificare sui tre. È una logica banale, ma secondo me sempre efficace. Vabbè. Allora, Christophe, vogliamo commentare questo qua? Non so, c'è poco da commentare. Sì, è uno di questi certificati di cui stiamo parlando, che abbiamo incluso nell'emissione, dunque su un settore che regolarmente comunque si trova sotto il riflettore. L'obiettivo è sempre di avere questo investimento in cui ho un cuscinetto di protezione e sul quale... Quando li avete messi questi qua? Questi bonus? La scorsa. Sono tutti freschi e portati sul mercato. Adesso stiamo lavorando dunque a una nuova emissione di prodotti che saranno della sempre stessa worst natura off. Cash Collect, Worst Off, ma su indici nella prima fase. Su indici? Worst Off sugli indici? Più indici, tipo Italia? Tutti i dettagli della settimana prossima, non possiamo prima della quotazione svelare. Mamma mia, un momento, è sbottonati, non è un segreto di Stato. A Pietro Di Lorena ha paura che gli rubano l'idea. Ci vuole tenere le cartucce per vicini, secondo me. Tengo a segnalare strumenti che avevamo emesso a fine aprile, ne avevamo parlato qui stesso, che erano questi cash collect durata fino a dicembre 2019, che hanno sempre di bello, che a giugno, settembre, dicembre di quest'anno, del 2018, paghiamo un coupon. Le prime tre sono garantite. Bello che alla fine dell'anno c'è la prima possibilità di richiamo anticipato. Dunque se è al di sopra di un certo barriera, al di sopra del livello iniziale, che non è il caso per la maggior parte di questi strumenti oggi, però stiamo già puntando a ricevere il coupon a giugno senza condizione, che effettivamente nella condizione di mercato, chi ce l'ha già in portafoglio, vabbè, si incasserà tranquillamente il suo coupon insieme a quello di settembre e dicembre. Però, come lo dicevamo, con la ripresa della volatilità sui prezzi, questi strumenti in questo momento stanno scontendo. Dunque, il rendimento che viene offerto è maggiore. Ricordo che comunque poi nel 2019 ci sarà rilevazione trimestrale, sempre sul livello di barriera per determinare se paghiamo il coupon, e alla scadenza il rimborso del capitale dei 100 euro iniziale è condizionato non sui livelli di un mese fa, ma anche lì sul livello basso, quello della barriera, dunque i prezzi di un mese fa scontati del 30%. Dunque sono strumenti che in questa fase di mercato stanno effettivamente iniziando a raccogliere interesse, perché effettivamente c'è questo coupon che sta per scadere. Ci stai sempre dietro al nostro Leonardo, Pietro? Che sofferenza, Emeric. Siamo tornati ai prezzi di alcune settimane fa, è 65, il nostro top bonus doppia barriera, che oramai lo monitoriamo quasi tutte le settimane. Sì, lì il problema, sai qual è, Emeric? Purtroppo le mani forti stanno iniziando a coprirle. Se guardi le posizioni nette corte, purtroppo alcuni istituzionali stanno scommettendo sul ribasso di questo titolo qua, quindi vediamo. Lo abbandoniamo? No, non mi dire che lo abbandoniamo. No, non lo abbandoniamo, però sta facendo soffrire. Non so se... Questo qua scade 18/09/2020, quindi di tempo ce n'è. Ce n'è. La barriera, però, la prima barriera... Scusa, se regge il fegato, Emeric. Quello è verissimo. La prima barriera 11,10, la seconda 13,32. Vabbè. Sarebbe, però, se questo qua, se uno ci crede, io ci credo in questo, soprattutto anche perché ho iniziato a seguirlo quando girava su questo prezzo di 65, quindi veramente ampiamente sotto il prezzo di emissione, e già solo fare trading sul prezzo può essere interessante rispetto
a eventualmente tentare di andare a prendere la prima e poi la seconda barriera. Sì, se regge 8,25 sono abbastanza fiducioso, se perde pure 8,25 che se vedi è quel doppio minimo che ha disegnato proprio settimana scorsa, la situazione si complica un po'. Bisogna essere, diciamo, fiduciosi ma anche realisti. Il 2020 è lontano, quindi non c'è così, però ti dico che soffrire, questo mestiere fa di sofferenza, diciamo, la tutta, quindi ma soffri tanto, così. Però qua, diciamo, forse stiamo superando la soglia del dolore, perché se puoi soffrire, se fai il 300%, però speriamo che fino al 2020 non bisogna soffrire. Come dicevi tu correttamente, a un certo punto, se Leonardo rimbalza, sicuramente il certificato riconosce questo incremento di prezzo, sì, e magari liquidare parte della posizione potrebbe far bene al fegato e al cuore. Allora Pietro, siamo in chiusura, grazie mille come sempre. Grazie a te, arrivederci a Rimini. Temo di no. Sarò ai box, però sarò con voi col pensiero, Pietro. Va bene, mi fa piacere, ma insomma in ogni caso grazie mille. Torniamo. Pietro a Di Lorenzo, te. Alla prossima. Un abbraccio, ciao, Pietro. Ciao caro. Christophe, tu a Rimini ci sei? Certo, ci siamo.